fatto, se confermato, è grave, gravissimo e va punito severamente. Voglio dire che sicuramente oltre alla pena detentiva mi si occuperà la magistratura, per la gravità di questi fatti questa persona rientra, diciamo, sicuramente nelle clausole di esclusione dalla protezione internazionale, cioè in altre parole sicuramente non potrà avere asilo nel nostro paese. Dopo il caso della violenza della 17enne avvenuta martedì, anche il presidente dell'ICS Gianfranco Schiavone è durissimo nei confronti di tutti quegli uomini che commettono atti così brutali nei confronti delle donne. Questo evento non ha nulla a che fare con l'immigrazione, tantomeno con i rifugiati, ma con il ben più con il tema della violenza contro le donne, che è una piaga del nostro paese. L'Istat ci ricorda che oltre 6 milioni di donne hanno subito una qualche forma di violenza nel corso della loro vita ed è una piaga che non sembra diminuire, ripeto, in Italia. Sui social si parla molto della diversa cultura e del tipo di approccio che alcuni immigrati hanno nei confronti delle donne. Sarebbe un gravissimo errore, oltre che una strumentalizzazione politica volgare, quella di accostare l'immigrazione e la violenza contro le donne, come se questo dramma, appunto, possa avere una connotazione etnica o nazionale.